L'istituzione di un tribunale comunitario contro le frodi è oggi un obiettivo meno lontano. Dalla Commissione Giustizia dell'Europarlamento arriva infatti il via libera all'istituzione, in tempi brevi, di una procura europea che si occupi di reati ai danni del bilancio dell'Unione, soprattutto sul fronte dell'uso illegale dei fondi. Una tipologia di crimini sui quali oggi l'Europa può intervenire in modo molto debole. L'attuale Ufficio Europeo Antifrode ha infatti solo poteri amministrativi e non penali. Può dunque indagare ma non perseguire, limitandosi a segnalare i risultati delle sue inchieste allo Stato competente. Spetterà poi a quest'ultimo decidere se avviare o meno un procedimento, che però segue prassi giuridiche e tempi di intervento differenti da paese a paese. Si sente dunque il bisogno di una magistratura che faccia da punto di riferimento unico per tutti i 28 Stati membri, capace di contrastare in modo finalmente efficace quei reati finanziari che ogni anno costano alle casse comunitarie una cifra variabile tra i 300 e i 500 milioni di euro. Reati che secondo gli uffici competenti sono aumentati del 35% negli ultimi 5 anni. Il maggior numero di risorse dirottate in modo fraudolento riguarda i fondi strutturali europei, soprattutto in agricoltura. Spesso i truffatori agiscono in più stati, rendendo complicata l'attribuzione delle indagini. E questo nonostante l'Ufficio Europeo Antifrode abbia aumentato il numero di accertamenti e la velocità delle segnalazioni. In questo scenario diventa sempre più urgente una risposta comune, il che spiega le novità votate in Commissione Giustizia. Sono stati approvati dei punti molto importanti, innanzitutto quello relativo alla nomina del procuratore che deve essere fatta, dei suoi sostituti, che deve essere fatta con la più assoluta trasparenza e con il coinvolgimento del Parlamento oltre al Consiglio. Altro punto importante è stato quello relativo all'organizzazione e alla previsione della cosiddetta Camera Permanente, cioè un organismo collegiale che è composto da tre o più procuratori e che è presieduto dal procuratore capo o da uno dei suoi vice. Altro aspetto importante è quello relativo all'indipendenza rispetto a ogni e qualunque influenza politica sia dei paesi europei sia delle istituzioni o degli organismi comunitari. E poi ancora altro aspetto importante, si è aperta la strada per la libera circolazione delle prove raccolte nei paesi europei su questi reati che sono reati di natura transfrontaliera. Un pool di magistrati a tutti gli effetti, con poteri di emettere ordini di indagine, mandati di arresto, sequestro di beni, misure per perquisizioni o intercettazioni. E non solo, c'è chi chiede di andare oltre assegnando un mandato ancora più ampio alla Procura per estendere le competenze anche ai reati transfrontalieri per crimini gravi come la corruzione, il riciclaggio e soprattutto il terrorismo internazionale. È importante una Procura europea perché in questo momento di allarme non solo di criminalità, frodi e corruzione europee, ma anche di allarme terrorismo, la Procura europea può avere anche questo ambito. Tra le altre cose noi abbiamo un mandato di arresto europeo con una lista di reati che rientrano tra l'altro nell'antiterrorismo, nel PNR, che è uno strumento tecnico di cui si discute, quindi è certamente uno strumento di fondamentale importanza, speriamo che i tempi siano brevi, noi ne stiamo discutendo nella nostra commissione. Il dibattito sulla creazione della Procura unica va avanti da anni. La richiesta, già contenuta nel Trattato di Lisbona del 2009, era stata poi ripresa nel 2013 dalla Commissione di Bruxelles. Ora, con il suo documento, l'Europarlamento preme per accelerarne i tempi di realizzazione, che sono legati tuttavia al negoziato in corso all'interno del Consiglio europeo, unico organo che potrà dire poi l'ultima parola. Passi avanti verso l'istituzione della Procura sono stati fatti sotto il semestre di presidenza italiana, nonostante permanga ancora la netta opposizione di alcuni Stati membri, preoccupati della perdita di sovranità nazionale in campo giuridico. Uno dei nodi ancora da sciogliere, infatti, è l'esclusività delle indagini e il rischio di sovrapposizioni e contrasti con le autorità nazionali.
Dipende sicuramente dal Consiglio e non è sicuramente un'impresa semplice, perché è evidente che rappresenta anche un minimo di cessione della sovranità nazionale, del potere decisionale presente in capo ai singoli Stati membri, per cui ci sono Stati membri che tirano un po' il freno e questo evidentemente va a scapito della celerità dei tempi per avere poi una posizione da parte del Consiglio. Era un obiettivo già della presidenza italiana, purtroppo un obiettivo non raggiunto. Vediamo con la presidenza lettone cosa si riuscirà ad ottenere.